figo di aver fumato qualcosa di strano ieri sera, non mi ricordo molto bene, però non è che stia così tanto una meraviglia. Frank, che cazzo sta succedendo? Perché sei seduto fatto di fianco... Ma non c'era la mucca lì. Frank, una cosa, invece di vomitare, ma è ancora lì da lunedì? Ma sì, fegato, Pagnotto ha detto di venire qua sul monte per uccidere la bestia. In pratica devo evocarla, dopodiché farla fuori. Frank, in pratica diventerò scemo anche quest'oggi, molto bene. Speravo di iniziare il nuovo anno con un briciolo di cervello ancora, ma ho già capito che di sto passo ci arriverò più leso di te, molto bene. Ok. Comunque, bella ragazzi, sono Flame e bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5. Frank, perché devi fumare ogni cazzo di volta? È possibile? Ma figo, mi devo riprendere un attimo dalla botta. Dai, Frank, vaffanculo. Comunque, siamo qui oggi su GTA 5. Perché? Perché Franklin deve evocare la bestia di Satana, appunto, del video del 24 di dicembre. In pratica, quello dove è riuscito a fermare gli stregoni. Stregoni, poi. Figo, erano quattro scemi. Ecco, quello già suona meglio. Comunque, prima di cominciare, mi lasciarmi subito un bel pollicione in su. Cerchiamo di arrivare almeno, non lo so, raga, 10.000 mi piace. Commentatemi qua sotto con scritto la mucca, visto che quest'oggi fa le cose con le mucche. Frank, in pratica, cosa dovresti fare? Dove stai andando? Non dovevi fare il rituale. Ma figo, Don Pagnotto mi ha detto di scendere la montagna. E per quale motivo, Frank, dovresti scendere la montagna? Non morire, per favore. Ma figo, prima di incontrarmi con il mio spirito guida. E chi sarebbe il tuo spirito guida, Frank? Stai in strada. Porca vacca, s'ammazza. Frank, t'ammazzi, t'ammazzi. Lo so, ma perché? Porca puttana, fermati. Finirà malissimo. Hai avuto un culo della Madonna, Frank. Là in fondo non so se saresti sopravvissuto. Comunque, torna sopra, prendi il lazzo, va là che è meglio. Dove lo incontreresti, in pratica, questo spirito guida, Frank? Piano, ok, perfetto, fermati. Ma figa, non lo so, devo scendere la montagna e basta. Ah, ok, Frank, ma stai in piedi! S'ammazza, lo sapevo. Cioè, porca puttana. Raga, lasciate like se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella prima che Franklin s'ammazzi, perché di sto passo finirà decisamente malissimo. Male, 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 male. Male, male. Frank, tutto bene? Non mi pare più cosciente, Frank. È morto, ok. Lo sapevo, non è che c'era da scommetterci più di tanto, Ma sta ancora rotolando. Ok, forse è morto. No, figa, non sto proprio benissimo. Secondo me devo andare lo benedica Jack Sparrow. Frank, ho capito un mescolamento di parole e mi è parso di sentire Jack Sparrow e basta. Che cazzo? Non posso arrivare. Frank, ma che cazzo dici? Ma cerca di stare almeno in piedi. Frank, non è il try to, moriamo prima della fine dell'anno. Questa challenge con Jack Sparrow te la puoi infilare in quel posto, per favore? Ah, io sto bene. Frank, che tu non sia proprio in forma, me ne sono accorto. Adesso, dove stai andando? Ma figa, Don Pagnotto ha detto che andando giù per la montagna avrei trovato il mio spirito guida che mi avrebbe aiutato a far venire fuori la bestia. Frank, ma tu dai anche retta a un prete tossicodipendente, ma porca miseria. Cerco di farti ragionare un attimo. Tu stai scendendo a caso da una montagna dopo una caduta bruttissima, sperando di trovare così a caso il tuo spirito guida. Mi spieghi che senso ha sta roba? Ah, figo, secondo me tra poco devo vomitare tutto quanto. Frank, ma posso sapere cosa hai fatto ieri sera prima di venire là in cima? Ma figo, sono andato in coma etilico con Jack Sparrow e Mac Finestra 16 volte. Ma santo Dio, Frank. Figa, in più ci siamo fumati una roba che era allucinante, ti giuro che è stato qualcosa di bellissimo. Che belle piante. Ma Cristo santissimo, Frank, dai, continua sto giro, per favore. Frank, sai cosa c'è alla fine della montagna? Alla fine della montagna c'è il campo del porcaro, quindi immagino che il tuo animale guida sarà il porcaro che ti riempirà di botte. Dico bene? Cioè, probabile come cosa, no? No, figo, un maiale come animale guida sarebbe veramente bellissimo. Beh sì, Frank, considerando il fatto che ti vuole uccidere va tutto bene, cioè, perché ti sei fermato? Ma figo, che mi stava venendo voglia di farmi una s***a. Dai, Frank, ma porca troia, ma non dirmele ste cose, vai verso il basso, ma tutte le volte me le devi tirar fuori, ma è possibile? Ma figo, mica colpa mia, sarà, non lo so, l'aria di montagna che mi risveglio un po'. Frank, no, basta, non dire più nulla, finisci sta montagna per carità. Frank, io comunque ribadisco il fatto che tu stia andando verso il basso a caso, perché non c'è niente di niente, zero di zero, non vedo nulla di strano, ce la fai manco stare in piedi. Ma non è che c'è ancora la tormenta là sotto? Cioè, dico, non è che t'ammazzi andare là in fondo? Ah, figo, da troppo vomitare. Frank, scusa un attimo, ma ripeto la domanda. Sei sicuro che questo percorso ti porterà dove vuoi arrivare? Perché secondo me stai girando a caso, arriverai in fondo, vomiterai, tornerai su e basta. Cioè, io non vedo nessun animale guida, non vedo niente, vedo solamente uno scemo che corre a caso e vomita ogni tanto, si ribalta, batte la testa e cose del genere, ma nulla di strano. Cioè, no, nulla di strano, nulla di normale. Cioè, nulla di strano per le cose strane, ma nulla di normale. Non ci sto più capendo un cazzo neanche io, cioè, Frank, mi stai rincoglionendo. No, figo, non ce la faccio più, non riesco nemmeno più a muovermi. Mi sta salendo sulla botta di quella roba che mi ha dato Jack Sparrow. E tra poco dovrei cominciare a vedere gli arcobaleni, dovrei cominciare a vedere i draghi. Frank, io spero decisamente di no, porca miseria. Perché ti sei fermato? Cos'è successo? Hai visto l'animale guida, forse? No, figo, sta salendo la botta. Dai, Frank, ma Dio santo, ma cos'è sta roba? Ma è possibile? No, figo, Dio benedica Jack Sparrow. Spero che il suo anno nuovo sia pieno di... Pieno di arresti, Frank, porca miseria, non dire...
dire stronzate vai giù. Cioè, adesso, cioè, prima ok era il percorso, tu eri scemo e tutto, adesso stai facendo il percorso da fatto. E stai cercando qualcosa che non sai manco se, cioè, tu trovi sto coso, poi cosa devi fare? Devi tornare su e evochi la bestia, ma non puoi evocarla subito. Eh no, figa, non posso, la mia guida spirituale deve darmi quel coso, io so cosa sia, una roba per dar fuoco alla mucca. Frank, definizione di quella cosa lì, quella cosa per dare fuoco alla mucca, cosa vuol dire? Io secondo me devo vomitare un'altra volta. Frank, posso picchiare la testa contro il muro così svengo e termino con questo video il prima possibile, ma ti devi fermare ogni 2 secondi, è possibile sta cosa? Ma figo, non è colpa mia, è colpa di Jack Sparrow. Cioè, Dio lo benedica, però delle volte è un po' un mattacchione. Mi fa provare delle cose che non so manco io cosa siano. Frank, tu saresti il beta tester, diciamo, tra virgolette, della roba di Jack Sparrow. Se tu non muori, la fuma anche lui. Se tu muori, non la fuma. Ecco, sarebbe in pratica così la cosa. Il punto è che... Il punto è che Dio lo benedica, perché non ho mai conosciuto una persona migliore di lui. Frank, tu sei un povero imbecille, quindi cerca di stare zitto, per favore. Quanto manca sta cosa, sta bestia, sta creatura? Anche perché sono 2 ore ormai che giri qua sotto. Frank, se vomiti ancora ti do una testata, eh. Comunque, Frank, è tantissimo che scendiamo da sto greppo e io ancora non ho visto nulla. Poi, tra l'altro, questa visuale si vede ancora meno. Frank, vedo una strada nella mappa, quindi forse siamo vicini alla fine della montagna. Però, Frank, non c'è un cazzo, te l'avevo detto io subito. No, figo, spero troppo sia una puttana. Frank, ce la facciamo a non farmi censurare video, per favore. Io, Frank, non vedo nulla, cioè non so come abbia fatto anche Don Pagnotta a dirti certe cose, visto che non parla. No, figo, se l'ha detto Don Pagnotta così sarà. No, Frank, c'è solo l'ingresso di una fogna, maledizione, non c'è niente. Mi sembra, si vede qualcosa là in fondo. Frank, c'è una sagoma, forse una scimmia. O no? No, è una persona. Frank, c'è una persona storta. Chi... Figo, mi sembra di conoscerlo. Anche a me, Frank, che cazzo è? Ma perché c'è Don Pagnotta qua in fondo? Ma figa, sarà venuto a funghi, è solito venire su queste montagne. Don Pagnotta, senti la cosa, sei tu la mia bestia spirituale. C'hai mica quella roba per dar fuoco alla mucca, per riuscire a far finire sto rituale così posso andare a scopare. Ma figo, grazie mille Don Pagnotta, non so cosa farei senza di te. Adesso mi fumo un po' sta roba, così dopo vedo ancora bene. Frank, qualcosa mi dice che tu al posto del cervello abbia una medusa, no? Un qualcosa di gelatinoso che non serve assolutamente a nulla. Figo, grazie spirito guida Don Pagnotta, vado sopra, evoco la bestia, poi... Poi basta, Frank, vai sopra, fai sto rituale, finiamo sta cosa. Don Pagnotta, per favore, prenda un taxi, torni a casa, che secondo me ci muore qua in mezzo, eh. Cioè, come ha fatto a venire qua in fondo poi, Frank, che quello non riesce a fare manco un passo. L'ho visto camminare solo una volta che ha fatto una challenge che si è buttato poi giù dal campanile, a caso proprio, quindi... No. Oh, figo, sta salendo sulla roba che ho fumato prima. Mi sa che tra poco vomiterò ancora. Frank, io non so cosa mi spinga ancora a fare video su sto gioco, perché seriamente mi stai facendo passare la voglia di far tutto. C'è una roba che è allucinante. Frank, prima si vedeva da schifo, ora si vede da merda. Sembra che tu sia dentro una bottiglia. Ma è possibile sta cosa? No, oh, figo, chissà se riuscirò a stringere la mano a qualche pinguino. Mi piacerebbe veramente tanto. Voglio abbracciarli perché sono veramente belli. Poi facciamo a gara chi c'ha l'uccello più grosso. Loro e il loro figlio. Io utilizzo il cazzo. Figo, ma iniziano a nevicare più forte. Non si vede più un cazzo, non... Cioè, già vedevo male prima, figurati adesso. Da domani posso iniziare a fare video su My Little Pony, che siamo un pochino più colorati, un pochino meno storti, un pochino... Sì, figo, lo vedo anch'io l'ora di vedere i pony, voglio vedere i pony, voglio i pony. Ah, figo, voglio mangiarmi un cigno. Frank, cosa numero uno, il tuo medico è uno scemo perché non penso ti possa lasciar fare ste cose. Cosa numero due, tra l'altro non mi hai ancora detto chi è. E poi non sai manco stare in piedi, si romperà la testa. Almeno, Frank, svieni così, evochi il coso per conto tuo. Io posso chiudere qua il video con una morte. Figo, una bella botta comunque. Frank, sta challenge delle morti con Jack Sparrow, te la puoi infilare nel culo, per favore. Ti alzi un secondo, io seriamente di sto passo muoio. Ah, figa, io secondo me non arriva alla fine dell'anno. Comunque potrò dire di aver vinto la challenge con Jack Sparrow. Ma che cazzo è che si mette a fare con i suoi amici chi muore prima? Ma devi essere proprio deficiente. Torna sopra e sta zitto per favore, che io veramente, Frank, cioè mi ricordo di sto passo, eh. Cioè una roba che... Figo, chissà se dopo il rituale posso mangiarmi la mucca. Mi piacerebbe veramente tanto, anche per confare. Frank, vai sopra, evoca sta bestia, uccidila e terminiamo qua il tutto. Anche perché di sta visuale mi sono rotto completamente le palle. A meno che non sia già saltata fuori. E questo non sia un effetto della tua erba, ma un effetto della bestia che è uscita. No, figa, tranquillo, riconosco la botta. Questo è tutto merito di Jack Sparrow. Come sono contento, Frank. Proprio c'è un sorrisone della Madonna. Dai, vai a evocare sta bestia, per favore. Ma è grossa, cioè, una bestia, cioè, non è che... Cioè, possiamo ucciderla subito oppure ci vuole del tempo. Ma figa, Don Pagnotta ha detto che ci mangerà tutti. Ah, va bene, Frank, allora dagli fuoco. Ma sta roba te la poteva dare solo Don Pagnotta. Cioè, tu quel percorso lì devi farlo per forza. Cosa minchia ti avrebbe dato? Ma figa, questo è lo speciale distillato di zio Beppe. In pratica, Frank, è una molotov normalissima, però c'è dentro il distillato. Lasciamo perdere. Vabbè, comunque, che cazzo sta facendo la mucca? Fa delle cose strane. Ma figa, sta per evocarsi la bestia immonda. Frank, cosa numero uno, quanto tempo ci mette? Cosa numero due, perché sono sicuro che sarà una scemenza. Anche perché tutte le volte va a finire così. Si vede più niente. Cosa è successo, Frank? Un cavolo?
Ma è un pollo. Aiuto, è la bestia, aiuto, mi fa paura, cos'è? Un mostro, aiuto. Frank, ma è una gallina, che cazzo dici? Ha trasformato una mucca in una gallina, ma che senso ha? Ma figo, dici che gli stregoni fossero dei dietisti. Ma Frank, fosse stato un maiale essere stato sacrificato, trasformato in pollo, anche, ma una mucca, insomma. Dai, figo, adesso la uccido. Ecco, fai fuori il pollo, spero non esca un drago da qua però. Cioè, signor Pollo, non è che io la uccido, lei mi si trasforma in Satana, no? Vabbè, Frank, facciamo così. Tu spara, poi vediamo. Al massimo, se esce qualcosa, facciamo qualcosa. Frank, è un semplice pollo ed è morto come un pollo. Cioè, non c'è nulla di strano in sto coso. Figo, dice che posso mangiarlo, anche perché un pochino fa. Non ho fatto neanche colazione stamattina, sono vomitato. No, Frank, spegni ste candele, porca miseria, che non si spengono, maledizione, andiamo via di qua. C'è tutto sto giro per un pollo, ma tu non potevi portare semplicemente via la mucca e basta, che il rituale non è servito a nulla, praticamente, perché era una mucca come un'altra, ce ne metti un'altra, la uccidi uguale. Figo, io ho fatto quello che mi ha detto da bagnotta. Frank, quando capirai che è l'ennesimo deficiente che ti dice di fare cose deficienti senza senso, porca miseria? No, figo, non dire questo di Don Bagnotta che è sensibile, poi si offende. Adesso vado a trovare quasi quasi il contadino. Frank, avendogli molestato la figlia, non è che è molto contento di vederti, eh? Tutto perfetto. Un palo finale però se lo deve beccare lo stesso. Figo, sono colpo ubriaco. Non gliel'ho molestato, solamente fatto qualche avanzo indesiderato. Figo, signora mucca, le vai a fumare con me. Frank, ma è possibile che di volta in volta è sempre peggio?